Buonasera e benvenuti alla versione video ricetta del blog Viaggiando Mangiando. Trovate l'indirizzo qui sotto. Quest'oggi faremo due ricette tipicamente greche, entrambe fatte con la feta. Si tratta della feta fritta, detta anche saganaki in lingua greca, e della feta al forno. Cominciamo con la feta al forno. Prendete 200 g di feta e tagliatele in modo orizzontale. Una terlina di terracotta se l'avete o altrimenti un altro tipo di terlina che diversamente andrete a foderare con della carta da forno e qui alterniamo gli ingredienti: un filo di olio extravergine di oliva, alcune fette del pomodoro come base, una delle due fette della feta greca. È una ricetta molto semplice ma estremamente gustosa. Si devono formare almeno due strati e terminare con la parte di feta a cui andremo ad aggiungere dell'origano. Un pizzico di sale, ma poco perché la feta è già salata di suo. Un filo d'olio d'oliva ancora. Poi e delle olive, meglio di calamon, che sono quelle tipicamente greche, che possono essere in due modi, o intere, e quindi le andremo ad aggiungere intere, altrimenti tagliate a rondelle, e quindi prima vengono tagliate a rondelle. È un tipo di piatto a cui può essere aggiunto anche molto altro, cipolle, peperoni, qualsiasi tipo di verdura tipica della macchia mediterranea. Una volta pronti, andremo a coprire la nostra feta, che non dovrà cuocere troppo, e la andremo a inserire in forno preriscaldato a 160 gradi e per circa 15 minuti. Attendiamo ora i 15 minuti. Andiamo ora a fare la seconda ricetta greca, che è la feta fritta o saganaki, tagliando la feta sempre in maniera orizzontale e poi in diagonale. Ecco, le fette devono essere abbastanza spesse. Mettiamo un po' di sale, non troppo perché appunto la feta è già salata di suo. Nell'uovo sbattuto, un solo uovo. Passiamo la feta prima nell'uovo sbattuto e poi nel pane grattugiato, che in questo caso è pane grattato privo di glutine. Facciamo la stessa cosa con tutti e quattro i pezzi. Ecco, andiamo ora a friggere la feta nella nostra padella già riscaldata con l'olio di oliva. Ed ecco la nostra feta fritta, che deve essere dorata per non rischiare che si sciolga. Andiamo ora a tirare fuori la nostra feta al forno. Ed ecco ora il risultato, non ci resta altro che mangiarla. Veduto.